Giorgio ce l'ho in mente da sempre. Cioè non è che mi scrivevo né comparsa l'immaginetta della Madonna. Amo Giorgio da più di 30 anni. Diciamo amore platonico, ovviamente, perché io gli metto nella sfera del platonico, se fosse questo per me. Non ci lascerei apposta anche adesso. E Giorgio conosco da poter una ragazza, quando si può. Sul palcoscenico, il palcoscenico del Palladium, uno storico di Roma, che cantava nell'orchestra di suo padre, che poi correva per lui. Un po' sta ragazzetta, gli ero messo sotto e ne rimasi incantato. L'ho seguita per tutta la sua ragazza, se dovevo un gioco, perché persone non avevano niente, stavano in piedi. Ho sempre avuto questa passione molto speciale per il suo talento, per la sua grazia, per il suo spirito, per questa umanità che trapela dalla sua immagine. Io non la conoscevo proprio ben bene e quindi mi ero un po' illuso che questa cosa potesse essere replicata. Ho sempre pensato che avesse questo talento, diciamo, che andasse oltre il suo talento musicale, quindi non sono io a scoprirlo. E invece no. Poi io ho voluto studiare prima di fare il passo di provare a vederla e ho le sue interviste. Quando parla al pubblico durante i suoi concerti, aveva proprio il talento della sentata comica. Ha un modo di porgersi, anche stamattina nell'intervista ha parlato sempre a lei. Quindi, ma ecco perché è già lei. Sì, poco a lui sono fatto io, sono troppo. Scusate che dico spesso cazzo. Però se tu vedi in America come sempre, infatti, allora non mi sento come i momenti con le parolacce, tipo sono molto di quello che ho pensato da qui, e siamo da solo. Quindi questa è la risposta, cioè ho sempre pensato che Giorgia avesse in canna questo talento, non ho fatto altro che convincerla e godere. È una rivelazione, Giorgia è veramente una rivelazione. Quanti film l'hanno aperto? Però non mi sentivo, neanche quando mi ha chiamato Rocco, però Rocco è stato particolarmente convincente e poi il fatto che ci fosse lui, abbiamo questo affetto di 30 anni, una stima reciproca enorme, il modo in cui lui poi mi ha anche un po' convinto è stato fondamentale per farmi dire, farmi mettere in gioco qualcosa che ovviamente mi sono sentita quasi all'inizio non truppatrice perché comunque non è il mio ambiente, però è stato anche importante come Rocco mi ha fatto mettere in gioco da zero, quindi poter imparare e anche il grande privilegio di poter imparare con un artista così grande come lui. Poi ha creato un gruppo di lavoro magnifico, loro sono eccezionali, tutti gli attori che filmano un talento eccezionale. Io credo qua, ho detto qua se c'è una che cavello debole ero io sulla carta, ma avendomi preparata con grande maestria e anche grande sensibilità, insomma, mi ha preso parte di questo gruppo. C'era una grande armonia sul set, infatti mi hanno detto che non è sempre così. Quindi mi ha reso le cose comunque. No, ti tiene in testa, ti tiene in testa, perché l'abbiamo scoperto adesso anche. Qui è difficile tenere testa. È difficile, però questo allenamento che abbiamo fatto quotidiano per studiare insieme in realtà mi ha allenato anche, insomma, all'inizio io ero assolutamente fan e diciamo prendevo dal suo lato tutto quello che lui mi ha detto. Poi però anche lui mi ha spinto a essere a tirare fuori le mie risorse e poi se mi viene in testa c'è cioè, da distruggere, quindi ho dovuto anch'io imparare essere a livello, però molto lo devo però quasi tutto lo devo quasi.
bene così. Mi ha detto: non dobbiamo fare troppi complimenti, perché il lucano è schivo, capito? Non ha il complimento, si nasconde quando è il complimento. Però molto di oggi li riprendo, perché ha fatto un lavoro eccezionale, noi siamo tutti d'accordo nel dirlo, perciò via e porta a casa.